Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'Infotime, il nostro classico appuntamento del lunedì. Ma di che cosa vi parlerò in questo video? Di Metroid Prime Trilogy, che in teoria a giugno dovrebbe uscire su Nintendo Switch. Poi daremo un'occhiata a 4 titoli in uscita questa settimana sempre su Nintendo Switch e vi svelerò quando sarò online su Animal Crossing questa settimana e anche su Splatoon 2. Ma adesso, come sempre, prima di iniziare, direi di far partire la sigla! Va bene ragazzi, rieccoci qua. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di seguirmi sui miei social, ovvero sulla mia pagina ufficiale Facebook, sul mio canale ufficiale Telegram, sul mio profilo ufficiale Instagram, sul mio server Discord, perché vi tengo aggiornati sulle attività del canale, vi posto foto, video, informazioni, sconti e promozioni riguardanti il mondo dei videogame. Naturalmente vi ricordo che questo è un video che pubblico sul canale ogni lunedì. Date un'occhiata anche alla sezione community del mio canale YouTube, perché ogni tanto vi posto qualcosa anche lì, e mi raccomando, attivate la campanella, tutte le notifiche, per non perdervi nessun nuovo contenuto che pubblico online. Va bene ragazzi, dopo questa brevissima intro direi di dare un'occhiata alle due news di oggi. Nella prima volevo parlarvi di Metroid Prime Trilogy. Con l'easter egg presente nel trailer di Paper Mario si è tornati a parlare di questo titolo. Nintendo non ha ancora confermato nulla, però prima di Metroid 4 è probabile che decida di rilasciare sul mercato questa raccolta di cui già si parla da tempo. Secondo alcune fonti la trilogia dovrebbe uscire su Nintendo Switch il 19 giugno, quindi tra meno di un mese, però anche in questo caso non ci sono certezze e bisogna attendere eventuali conferme o smentite da parte dell'azienda. Metroid Prime Trilogy includerà le versioni rimasterizzate di Metroid Prime, Metroid Prime 2 Echoes e Metroid Prime 3 Corruption, usciti su GameCube e Wii tra il 2002 e il 2007, quindi parecchio tempo fa. Nella seconda news di oggi invece volevo citarvi alcuni titoli in uscita questa settimana sempre su Nintendo Switch. Se siete interessati naturalmente ad acquistarli vi consiglio di dare un'occhiata alla descrizione di questo video, perché potete trovare tanti link utili per comprarli sia in versione fisica sia in versione digitale. Direi di partire da Minecraft Dungeons, un gioco di azione e di avventura tutto nuovo ispirato ai classici dungeon crawler e ambientato nell'universo di Minecraft. Questo titolo uscirà domani su PC Windows, Xbox One, Xbox Game Pass, Nintendo Switch e PS4. Il 29 maggio invece sarà la volta di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Borderlands Legendary Collection e di BioShock The Collection. Il primo è praticamente una versione rimasterizzata di Xenoblade Chronicles che uscì nel lontano 2010 su Wii. Monolith Soft non ha soltanto migliorato la grafica, ma anche tanti piccoli dettagli che rendono il gioco più intuitivo e funzionale, aggiungendo anche contenuti nuovi di zecca. Gli altri due sono praticamente due raccolte. Borderlands Legendary Collection include Borderlands Game of the Year Edition, Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel, più tanti contenuti bonus, mentre BioShock The Collection include BioShock 1 e 2 Remastered più BioShock Infinite The Complete Edition. Voi ragazzi cosa ne pensate di questi videogame? Fatemelo sapere magari con un commento qui sotto, commentando anche quale o quali tra questi che vi ho citato vi piacerebbe provare. Adesso, senza perdere altro tempo in chiacchiere, direi di passare ad Animal Crossing e Splatoon 2. Quando i miei iscritti potranno visitare la mia isola su Animal Crossing questa settimana? Il 28 maggio dalle 14 alle 14:45. Per partecipare a questa sorta di evento con gli iscritti dovrete semplicemente seguire le istruzioni che vedete a schermo, ovvero iscrivervi al mio server Discord, andare sulla chat eventi con gli iscritti e cercare il codice per l'isola di Hope che vi comunicherò alle 14 il 28 maggio. Per quanto riguarda invece Splatoon 2, per partecipare alle partite che gioco ogni settimana con gli iscritti, dovrete semplicemente inviarmi la richiesta d'amicizia al profilo che utilizzo per giocare a questo titolo. Lo trovate nella descrizione di questo e di tutti i video dedicati a Splatoon 2. Questa settimana sarò online il 27 maggio dalle 18 alle 19. Come sempre ragazzi, mi pare di avervi detto tutto. Se avete delle domande lasciatemi pure un commento qui sotto e appena possibile vi risponderò.
ricorderò. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Splatoon 2. Alla prossima, ragazzi!